Siamo contenti, immagino. C'è qualcuno che ha qualche domanda da fare? Il Presidente è a vostra disposizione, perché ritengo che il primo passo di queste tre partite lo abbiamo già fatto. Avevo chiesto una certa cosa ai giocatori, al mister. La prima cosa che ho chiesto delle tre si è avverata. Adesso vediamo quello che succede. Abbiamo due partite ancora difficili con due squadre pericolanti che ovviamente daranno l'anima per cercare di non retrocedere, per cui troveremo due squadre estremamente agguerrite. Ma io credo che più agguerriti di noi in questo momento non ci sia nessuno, francamente. Cioè, entriamo in campo, sembriamo, come ho detto al mister, non dei lupi, sembriamo dei leoni. Dobbiamo trasformare il nostro logo da lupo, scherzo naturalmente, in quello di leoni. O devo mettere un leoncino piccolino vicino al lupo, insomma. Perché complimenti a questa squadra, ha fatto una grande cosa, ha fatto una grande partita contro una grande squadra. E lo dico non perché quando uno vince poi è più disponibile a dare credibilità alla squadra avversaria, lo dico perché lo credo. È la squadra che ci ha messo in difficoltà, è la squadra che ci ha messo la corda, i ragazzi hanno giocato alla grande, quindi merito a loro. Il mister, che ha letto la partita benissimo come sempre, ha fatto le piccole correzioni che doveva fare, avremmo potuto forse ottenere un risultato più pingue, ma io sono francamente convinto e contento che la cosa possa essere proficua per tutti noi. Ho detto sempre, non bastano i gol, non mi servono i gol, mi servono i punti. Se vinciamo 1-0 tutte le partite, il mister alla mia approvazione le può vincere tutte. Io sono felicissimo. A tutte la mia approvazione per poter portare a casa i punti il più possibile. Beh, il secondo posto, lei non faccia la furba, perché il secondo posto non credo di averlo mai detto. Non credo di averlo, io ho detto non mi basta più i playoff, questo è un altro discorso. Però è normale che abbiamo davanti a noi delle squadre molto forti economicamente, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista anche di tifosi, neanche a farla apposta. Se voi guardate bene, abbiamo una tifoseria avversaria, mi riferisco al Palermo e all'Empoli, che sono tifoserie come le nostre, belle, che vanno allo stadio, danno forza alla squadra quando gioca in casa, la seguono anche qualche volta quando va in trasferta. Quindi voglio dire, sono due squadre agguerrite, sono le virgolette, le pretendenti, fra virgolette, a questo primo e secondo posto. Ovviamente noi cercheremo di fare sgambetti a tutti. L'anno scorso siamo riusciti, eravamo lì dietro, eravamo terzi, quarti, quinti, poi quarti, poi sesti, poi quarti, poi terzi. A un certo punto abbiamo fatto un'accelerata delle nostre, perché i lupi fanno così. Ma io dei 50 punti non ne parlo, perché posso dire una cosa, mister, non ti arrabbiare, a me i 50 punti mi stanno stretti, ma stretti, 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 stretti. E poiché sono abbastanza grosso, io non posso mettermi i vestiti stretti, devo mettere un vestito che mi vada largo. Allora, questo è sicuramente l'obiettivo. Il mister fa bene, perché è giusto che sia così. Il mister aveva all'inizio del campionato un obiettivo che era quello di salvarsi. Quindi è giusto che lui mantenga un discorso di questo tipo. Quindi non lo date addosso, perché è plausibile. Lui ottiene il suo obiettivo, non il suo gold standard. Il suo gold standard è un altro, probabilmente, che non dirà mai. Forse lo dico io, ma il suo primo obiettivo era quello ovviamente di fare un campionato tranquillo, e noi stiamo facendo un campionato tranquillo, anzi stiamo facendo un campionato alla grande in questo momento, per cui sia il mister sia i giocatori sono, come ha detto lei bene, catechizzati, devono fare questa cosa. Il presidente è uno che può fare delle cose in più, ci mette la faccia, poi non riesco a mantenere certi obiettivi, purtroppo. Spero di non doverlo poi dire davanti ai microfoni, che non sono riuscito a mantenere questi obiettivi, però sappiate che la società è pronta, e quindi finiamola questa cosa dei soldi, spende poco, spende molto, c'hai i soldi, non c'hai i soldi, finiamola questa tarantella. Allora, nella nostra tasca nessuno si metta e nessuno dica quello che noi abbiamo, altrimenti prima o poi dovrò prendere i miei conti bancari e renderli pubblici, in modo che vi rendete conto che non abbiamo nessun tipo di problema. Allora, detto questo, il problema fondamentale è che noi abbiamo l'obiettivo che ho detto in precedenza, che è quello di fare il più possibile. Allora io metterò la faccia, e la sto mettendo, metterò il denaro se serve, perché potrebbe anche non servire, ma se serve mettiamo il denaro. Faremo un potenziamento della squadra, come ho sempre detto, cioè nessuno dei nostri farà la riserva di quelli che giocano oggi. Le persone che verranno dovranno conquistarsi il posto nel campo. Il mister, dopo che li guarderà e li accetterà, li metterà alla prova. Se loro sono a disposizione e renderanno un puntino più di un altro giocatore, entreranno in campo, altrimenti spenderemo dei soldi e faranno le riserve. Non c'è problema, questo è il discorso del calcio. Noi tenteremo di tutto per fare questo, insisto, non metteremo niente da parte, qualunque tipo di sacrificio, perché è un obiettivo
che abbiamo quest'anno, mister, e non so se potrà ripetersi per il futuro, per cui abbiamo il dovere, ho il dovere di provarci, e io ci proverò fino alla fine, nella maniera più totale, no, senza nessun problema, lo dico apertamente, no. Certo che se dovessero arrivare non è che li prendiamo e li buttiamo dalla finestra, però io non mi accontento, il mio numero è 39, non l'ho mai detto, però adesso ve lo dico, in modo che finiamo il discorso, va bene? Ma certo che noi facciamo sempre regali, noi facciamo sempre regali a tutti, quindi ovviamente nel rispetto delle nostre possibilità. Quindi ho detto prima, faremo qualunque tipo di sacrificio, dal primo all'ultimo. Adesso vi ringrazio, però vi volevo dire due cose. La prima, Angelo è a vostra disposizione, poi volevo dire che presenteremo oggi ufficialmente, non so se era già in vendita o meno, spero di no, il nostro calendario in cui il vostro presidente, che è nato a novembre, compare nel mese di novembre. Mi hanno fatto fare una foto da modello, non lo sono, quindi vi chiedo scusa se non sono riuscito a rendere effettivamente bella questa cosa. Però il pallone è una cosa che mi dona molto, perché modestamente lo dico, quando giocavo a pallone io davo del tu al pallone, con il piede destro, con il piede sinistro e con la testa. Grazie.